Cosa ci racconta questa edizione 2024 del Carnevale di Castrovillari, Presidente Bonifati? Come sempre ci racconta tanta storia della nostra città, questo carnevale dedicato al mascheramento, questo carnevale dedicato all'esaltazione dei cittadini che si vedono coinvolti e protagonisti in un grande evento qual è quello del Carnevale di Castrovillari. I cittadini che rendono questa manifestazione è unica nel suo genere perché lo arricchiscono con la loro presenza. Le sfilate sono composte da più di 1500 figuranti che sono la maggior parte, ecco, tutti i cittadini castrovillaresi e del nostro intero territorio. Quindi è come raccontarsi, è come in effetti mascherarsi per nascondere le tristezze di una società che ci affligge in questo momento, per poi buttarsi in quello che è l'esaltazione di una manifestazione all'insegna della spensieratezza. Si fa la storia delle tradizioni carnevalesche anche nella nostra regione con il Carnevale di Castrovillari. Sicuramente, 66 anni sono quelli organizzati come manifestazione ufficiale, ma la tradizione del Carnevale a Castrovillari affonda fino al 1635 con la rappresentazione della farsa di Organtino, quindi centinaia di anni di tradizione, di storia cittadina, e quindi è ovvio che noi lo sentiamo nostro, lo sentiamo in quello che è anche il vivere normale, il vivere comune, vivere anche, ecco, organizzare una manifestazione da un anno a un altro proprio per rappresentare quello che è un nostro aspetto identitario. Qual è il messaggio che vuole lanciare in questa edizione il Carnevale di Castrovillari e poi e soprattutto quanta gente lavora intorno a questa kermesse? Le persone coinvolte sono tantissime, tenga presente che solo la Provoco conta più di 160 ragazzi, tra dai piccoli agli adulti e il consiglio di amministrazione, che sono tutti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione. È ovvio che qual è il messaggio? È quello di affiancarci, di sostenerci e di partecipare a tutti gli eventi della manifestazione, ai concerti serali, alle feste private, alle feste organizzate nel Pala Organtino, al Carnevale dei Bambini, al Carnevale con le sfilate pomeridiane di domenica e di martedì, al Gran Galà del Folklore, al Festival delle Cover. Tantissimi appuntamenti che necessitano una grande cooperazione nell'ambito organizzativo, ma necessitano poi del pubblico, delle persone che vengono per gradire qual è quella che è la nostra proposta organizzativa e ovviamente anche turistica.